sul giudizio dei credenti. Senza mai dimenticare che il credente, in quanto tale, non dovrebbe esprimere alcun giudizio sul proprio simile, ma dovrebbe avere piuttosto un atteggiamento di apertura, di comprensione e non di condanna, voglio rappresentare invece uno degli aspetti in cui si presenta, in diversi casi, o si potrebbe presentare, il giudizio di molti credenti su fatti simili a quelli descritti nel video precedente o di altri ancora. Quello che per la gente in genere può essere dettato da ipocrisia e da interesse camuffati da finta attenzione verso l'altro, per il credente ritengo, e voglio sperare non per tutti, sia dettato da un atteggiamento prettamente farisaico. Tale comportamento, che origina spesso dalla certezza di stare nel giusto senza mettersi in discussione e senza guardare alle proprie sozzure interiori o, se vogliamo, senza badare alle travi dell'egoismo che si hanno nei propri occhi, li fa elevare al ruolo di giudice, molte volte proprio in nome per conto di quel Dio che essi stessi hanno condannato e continuano giornalmente a condannare col loro atteggiamento di ipocrita purezza, di gente giusta e senza peccato. Praticamente si dimentica che Gesù Cristo è venuto proprio per la salvezza di tutti i peccatori, non quindi per la loro condanna, ma per la loro assoluzione. Gesù, infatti, conosceva a fondo l'animo umano quando affermava, parlando ad esempio dell'adultera: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Sapeva che tutti quanti, a cominciare dai più anziani, se ne sarebbero andati. Tutti, infatti, siamo peccatori e non giudici dell'altro. Ma sapeva anche benissimo il pericolo che rappresentava il fariseismo per l'uomo quando diceva ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei. Ritengo quindi che anche per i credenti il giudizio espresso sugli altri e sugli amici ne risenta di un atteggiamento ipocrita e di un loro personale interesse camuffato da fraterna correzione.